Buongiorno, benvenuti a questa nuova edizione di Milano Pavia News. Per questa settimana che a Milano si apre ancora una volta con un istituto superiore occupato. Questa volta si tratta dell'Einstein. Stiamo cercando di capire come potrebbe evolvere la situazione, che al momento, vi anticipo, è tranquilla. Oggi però sarà anche un giorno importante per quanto riguarda le vittime della strada. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala incontrerà proprio a minuti una rappresentanza dei parenti delle vittime della strada, proprio nei giorni in cui si deve votare il nuovo codice della strada, che tante polemiche sta suscitando. Ci occuperemo però anche di politica e anche di sanità, con un consiglio molto utile riguardo le liste di attesa, quindi vi consiglio di seguirci fino alla fine. Ma dicevamo appunto che anche questa settimana si apre con una scuola superiore di Milano bloccata. Oggi è stata la volta del liceo Einstein. Questa mattina diversi studenti hanno bloccato gli ingressi, anche se qualche allievo e qualche docente è comunque riuscito ad entrare. Al momento la situazione è tranquilla, anche se sono in corso i dialoghi tra gli studenti, la dirigenza scolastica e le forze dell'ordine per capire come potrebbe evolvere la situazione. Ricordiamo la sequela di istituti occupati a Milano in questo 2024, che comincia a essere lunga. Si era iniziato con il Severi Correnti, istituto vittima di un pesante raid vandalico, tra l'altro, per poi proseguire con il Virgilio, il Beccaria e il Bottoni. Qualche giorno fa, infine, l'occupazione del Parini, anch'essa non esente da polemiche e momenti di tensione. In questo momento la nostra inviata Giusy Chiricò sta raccogliendo appunto alcune testimonianze degli studenti che stanno attuando questa occupazione al liceo Einstein, e vi proporremo le interviste nelle prossime edizioni. Ma come dicevamo in apertura, oggi è anche una giornata importante per questo incontro atteso a minuti fra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e i parenti di alcune vittime della strada. Sapete, tema quanto mai sentito a Milano, con soprattutto nell'ultimo anno un aumento del numero di incidenti. Però alla Camera è in votazione il nuovo codice della strada. Proprio domani dovrebbe esserci il voto finale. Ci sono delle polemiche, andiamo allora a collegarci in diretta con Stefano Galimberti. Buongiorno Stefano. Buongiorno Paolo, buongiorno telespettatori. Sì, tutto si concentrerà poi nel voto alla Camera di domani, come dicevi tu, un voto che dovrà passare gli vari emendamenti presentati proprio al disegno di legge che andrà a riformare il codice della strada. Ma c'è di più, perché le polemiche che vengono da più parti per quanto riguarda il campo politico sono state stigmatizzate proprio questa mattina dal ministro dei trasporti Matteo Salvini, anch'egli a Milano, come appunto delle polemiche che hanno un movente politico, perché secondo il ministro si va con il nuovo codice della strada a risolvere o a inasprire sanzioni che da decenni non vengono appunto toccate. In particolare si toccano anche i temi che poi riguardano molti degli incidenti che hanno avuto luogo a Milano in quest'ultimo anno. Per esempio, quando si vorrà sorpassare una bicicletta sarà necessario mantenere un metro e mezzo di distanza, ma è in discussione anche il fatto di poter controllare da remoto chi non lascia la precedenza a pedoni o ciclisti, proprio anche per evitare investimenti. Un codice della strada che, come sappiamo, da mesi porrà l'attenzione soprattutto sull'uso di sostanze stupefacenti e di alcol alla guida. Nel primo caso non servirà più l'alterazione psicofisica, ma basterà appunto aver assunto sostanze stupefacenti per avere la sospensione della patente, mentre per quanto riguarda l'alcol, in quel caso potrà essere obbligato un conducente già recidivo a dover installare l'alcol lock sulla sua macchina, cioè un meccanismo che impedisce la guida se si è in stato di alterazione dovuta da alcol. Ma appunto questa mattina dall'altra parte delle associazioni appunto delle vittime della strada incontrano il sindaco di Milano proprio per questi stessi temi, e come detto il ministro Salvini dall'altra parte
rifiuta questo tipo di critiche nel metodo e nel merito. Nel merito ve lo abbiamo spiegato, secondo lui il codice della strada va a inasprire le sanzioni dove serve, dal punto di vista del metodo invece conferma come sono mesi che vengono ascoltate associazioni e associazioni di categoria proprio per arrivare a un testo il più condiviso possibile, anche per esempio su una questione che ha riguardato la provincia di Milano, i famosi autovelox divelti a Buccinasco nemmeno un giorno dopo la loro installazione, anche per quanto riguarda il superamento dei limiti di velocità nelle strade urbane vengono alzate le sanzioni e anche un'eventuale sospensione della patente. La linea può tornare a te, Paolo. Grazie, grazie Stefano. E noi ci spostiamo a Pavia per una ricorrenza, anzi forse la ricorrenza per la città di Pavia che cadeva ieri, quella del 17 marzo, l'anniversario della caduta, del crollo della Torre Civica. Sono passati 35 anni. Pavia ha ricordato i 35 anni dal crollo della Torre Civica. Poco prima delle 9 del mattino del 17 marzo 1989, il boato e poi la nuvola di detriti che ha portato via con sé quattro vite: l'edicolante Giuseppina Pia Comaschi, Giuliano Fontana, titolare del ristorante Regisole, e poi le giovanissime studentesse di San Genesio, Adriana Uggetti e Barbara Cassani. Un moncone è quel che resta oggi della torre di quasi 90 metri crollata, mentre una vasca d'acqua vuole testimoniare la ferita mai rimarginata per la città. È una giornata in cui la città ricorda le quattro vittime che ci sono state in quel famoso purtroppo 17 di marzo del 1989. E penso che la città se la ricordi tutti, per le vittime, come dicevo, e anche per la torre che non c'è più, che era la Torre Civica, era uno dei nostri punti di riferimento per quanto riguarda la città. Quindi un giorno triste per tutta la città. Più volte nel corso degli anni si è parlato di una possibile ricostruzione della torre. 30 anni fa, l'allora presidente della Commissione Cultura della Camera, Vittorio Sgarbi, aveva garantito 10 miliardi di lire per un progetto di cui non se ne fece più nulla. Idea rilanciata dallo stesso Sgarbi giusto un paio d'anni fa, durante una sua visita nel capoluogo. Sull'ipotesi della ricostruzione si batte da tempo anche l'associazione Pavia Monumentale. Pavia Monumentale e Amici della Torre è nata come associazione proprio in seguito al crollo della torre. Non abbiamo mai lasciato perdere questo. Diciamo che siamo sempre i primi a sottoporre alla comunità, diciamo, la ricostruzione della torre. Purtroppo, nei tempi in cui c'erano i denari, diciamo, la possibilità di avere i soldi per ricostruirla, sono passati. Oggi è molto difficile perché trovare anche degli sponsor privati per la ricostruzione è sempre molto difficile. Quindi il fatto economico ci sta bloccando anche in questa considerazione. Torna a essere protagonista delle cronache giudiziarie Patrizia Reggiani, meglio conosciuta come Lady Gucci, ha scontato oltre 20 anni di carcere per l'accusa di aver fatto uccidere il marito. In questa vicenda però è parte lesa e andrà a processo la sua ex compagna di cella insieme ad altre persone. La questione riguarda l'eredità della madre di Patrizia Reggiani. Ascoltiamo. Dovrà affrontare il processo insieme ad altre 3 persone, Loredana Canò, la compagna di cella di Patrizia Reggiani, meglio nota come Lady Gucci, della quale diventò poi amica e assistente. La donna è imputata a Milano per la vicenda del patrimonio di diversi milioni di euro lasciati dalla madre Silvana Barbieri a Patrizia Reggiani. Secondo l'accusa, Lady Gucci, vedova dello stilista Maurizio Gucci, da lei fatto assassinare nel 95, delitto per il quale scontò 26 anni di carcere, sarebbe stata vittima della sempre più ingombrante presenza dell'amica Loredana Canò, che l'avrebbe condizionata con una serie di condotte sempre più intrusive, fino a farsi delegare ad operare sui conti e nelle assemblee societarie. Con la Canò sono stati rinviati a processo anche Marco Chiesa, ai tempi consulente finanziario della madre di Patrizia Reggiani, Mario Viel Marin e Marco Moroni. Per loro il dibattimento si aprirà il prossimo 6 giugno davanti alla settima sezione
sezione penale del Tribunale. Le accuse a vario titolo sono circonvenzione di incapace aggravata, furto, peculato e corruzione per l'esercizio della funzione. Due indagati hanno patteggiato. È stato invece assolto con formula piena al termine del processo in abbreviato l'avvocato Maurizio Giani, legale della signora Barbieri, madre di Lady Gucci, morta ultra novantenne nel 2019 e che da lei nel letto di ospedale era stato nominato esecutore testamentario. A deciderlo il GUP Alberto Carboni, che ha pure prosciolto Marco Riva, attuale presidente del CONI Lombardo, con la formula perché il fatto non costituisce reato. Si prospettano lunghi i tempi per la ricostruzione della Greenway a Bagnaria, la ciclabile Voghera Varzi che appunto nel comune di Bagnaria era stata portata via poco più di una settimana fa dalla piena del torrente Stafora. Intanto però la piena ha dimostrato che gli interventi di pulizia del fiume che sono stati fatti invece nella parte in cui lo Stafora attraversa il paese hanno funzionato. Per i prossimi mesi invece è in programma il consolidamento di due ponti sempre nella stessa zona. L'intervento per ripristinare la Greenway, travolta domenica dalla piena del torrente nei pressi della frazione Ponte Crenna di Bagnaria, non sarà semplice. Occorrerà intervenire nell'alveo dello Stafora per deviare il corso d'acqua, poi ricostruire una massicciata, infine la ciclabile vera e propria, e per reperire i fondi necessari e iniziare i lavori potrebbe volerci tempo, troppo molto probabilmente, per riaprirla per l'avvio della bella stagione. È quanto emerso dai primi sopralluoghi di Regione Lombardia, con cui Comune e provincia di Pavia hanno avviato da subito un tavolo tecnico sotto la lente. Ci sono però anche altre questioni, come la pulizia dell'alveo dai detriti trasportati dalla piena e il rifacimento della protezione della Greenway e della frazione Ponte Crenna in un punto più a valle, anch'esso minacciato dall'impeto del torrente in caso di nuove piene. Ma se gli ultimi eventi hanno riacceso giustamente i riflettori sui lavori necessari e urgenti, dal comune fanno sapere che in questi anni non si è stati con le mani in mano. Nel centro del paese l'alveo è stato pulito di recente dalla regione e per due dei principali ponti del territorio sono già programmati lavori di consolidamento e messa in sicurezza. Il nostro ponte, appunto, viabilità comunale, da tempo è stato fatto un progetto da parte di Comunità Montana e finanziato da Regione Lombardia con un incremento recente di circa 1 milione di euro. Questi lavori credo possano partire a cavallo con la tarda primavera, inizio estate. Abbiamo anche un altro ponte di lunghezza maggiore, che sempre di proprietà comunale, situato più a monte, che attraversa appunto sempre il torrente Stafora, che collega la parte dell'abitato lungo la strada statale 461 del Penice con la frazione di Casa Galeotti. Regione ci ha concesso un finanziamento di un importo totale di 400.000 euro. Lì siamo alle battute finali con il progetto esecutivo e cercheremo di andare in gara con questi lavori anche lì in tarda primavera, inizio estate. Le prossime elezioni comunali, ebbene, sappiamo la situazione di Pavia, con ancora il centrodestra che non ha scelto un candidato, però anche in altri comuni del territorio c'è una difficoltà. Ad esempio, noi adesso torniamo a collegarci con Stefano Galimberti, che si trova a Buffalora, sopra Ticino, dove il PD, insomma, ha deciso che non sarà della partita, in un comune piccolo ma comunque importante. Allora, Stefano, che cosa sta succedendo? Beh, Paolo, che è il capogruppo del centrosinistra in consiglio comunale, Ivo Colombo, ha fatto sapere che appunto la civica che poi va a racchiudere il centrosinistra di Buffalora non parteciperà appunto alle elezioni dell'8 e 9 giugno. Nonostante ciò non faranno una dichiarazione di voto per un candidato o l'altro, e questo già è un'altra notizia, perché Buffalora è un comune di centrodestra governato dal sindaco Sabina Donizelli della Lega. C'è uno sfidante, Andrea Ranzini, che in passato era stato anche iscritto al PD, che si candida però con una lista civica. Bene, non avrà il supporto almeno ufficiale di quello che è il PD o il mondo del centro-sinistra, chiamiamolo partitico ufficiale, di Buffalora, che dall'altra parte, vabbè, ha fatto sapere che comunque per quanto riguarda le elezioni europee rimarranno attivi per sostenere la loro parte politica, ma ovviamente la cosa più importante è che
in un comune importante nel Magentino, come già dicevi tu precedentemente, se non altro per questioni fondamentali per il territorio, anche dal punto di vista del dibattito, ad esempio la superstrada Vigevano Malpensa e nel particolare la variante di Ponte Nuovo, su cui lo stesso comune di Boffalora, seppure sia un comune di centrodestra, si è schierato contro, ha fatto un ricorso al TAR. Bene, in un comune, diciamo così, anche al centro dell'attenzione mediatica e non solo, mancherà il centro-sinistra, ma la tendenza che va delineandosi un po' nella provincia di Milano e soprattutto nei comuni più piccoli è proprio quella della difficoltà di riuscire a mettere in piedi le liste. Notizia di oggi, per esempio, che a Casorezzo molto probabilmente ci sarà solo una lista in campo, quella del sindaco uscente Pierluca Oldani, che deciderà se candidarsi o meno per un terzo mandato, ma la sfida alla fine, per esempio, in quel caso non è contro uno sfidante ma contro il quorum, perché sappiamo che appunto nelle elezioni comunali, qualora non venga superato un quorum del 40%, il comune viene commissariato, e quindi appunto questa è per esempio una sfida che si aprirà a Casorezzo, cioè quella di portare poi la gente a votare, quando potrebbe essere demotivata dal fatto che non c'è una vera sfida, ma sono molti gli altri comuni in cui non si sono ancora presentati in maniera ufficiale i candidati, o dall'altra parte trapelano difficoltà estreme nel trovare persone che si vogliano impegnare per mettersi in lista o addirittura candidarsi a sindaco. Quindi sarà un po' questo quello che dovremo affrontare nei prossimi due mesi che ci separano dalle elezioni europee, ma soprattutto comunali, cioè capire chi si presenta, dove e con quali forze. La linea può tornare a te, Paolo. Grazie Stefano, noi proseguiamo parlando di sanità. L'avevamo annunciato nel nostro sommario iniziale, la questione delle liste d'attesa. Bene, secondo i dati dell'OSPCGL la situazione in Lombardia sta peggiorando, molte persone non riescono ad avere gli esami, anche quelli urgenti, c'è però una procedura per riuscire a ottenerli e proprio l'OSPCGL si offre di aiutare i cittadini in questo. Fate attenzione al prossimo servizio. In una provincia dove il 25% dei residenti è over 65, è inammissibile che non venga garantito il diritto alla salute. È la fondo dello SPCGL, il sindacato dei pensionati, che torna sul tema delle liste di attesa degli ospedali. Spesso gli anziani rinunciano alle cure, spiega il segretario Riccardo Panella, e addirittura i pazienti oncologici hanno difficoltà a fare i controlli. E i tempi si sono allungati anche nel settore privato, a conferma di come la situazione stia peggiorando. È lungo anche nel privato convenzionato, perché mentre fino a qualche anno fa si pagava il ticket sostanzialmente, quindi l'utente non faceva differenza tra pubblico e privato, adesso neanche al privato si riesce ad accedere, quindi il privato ti richiede la prestazione, l'erogazione della prestazione per affrontando il costo per intero. E io immagino una persona anziana che vive con 503 euro al mese di pensione, di assegno sociale, come potrebbe fare ricorso alle cure della sanità privata, come potrebbe fare a pagare queste prestazioni, e non lo fa. Di fatto ci sono molti che rinunciano alle cure. Per noi è una condizione inaccettabile, perché per noi la salute viene prima di ogni cosa. Ecco perché con la salute non si scherza, perché io credo che politicamente bisognerebbe fare delle scelte proprio mirate a garantire ciò che è, come dire, intanto garantito dalla Costituzione, ma è un bene primario ed è un bene assolutamente irrinunciabile. Lo SPCGL ha quindi rilanciato la campagna Con la salute non si scherza, rivolgendosi agli uffici del sindacato e fornendo alcuni dati relativi agli esami o ai controlli che vogliono richiedere. I pazienti possono vedersi garantite le prestazioni nei tempi previsti dalla legge. Allora, Con la salute non si scherza cosa vuol fare? Noi abbiamo praticamente circa un centinaio di volontari in tutta la provincia, abbiamo 12 leghe SPCGL, ci si può rivolgere ai nostri uffici e i nostri volontari accoglieranno le esigenze di chi si presenta allo sportello, faranno compilare un modulo, questo modulo consentirà di rivolgersi all'ATS e all'SST in maniera tale da avere erogata la prestazione. Facendo questo tipo di procedura sostanzialmente riusciamo a garantire l'erogazione della prestazione. Già è stato provato questo meccanismo in altre province, da altri nostri colleghi, e funziona, perché sostanzialmente questa è una procedura che è prevista anche dalla legge.
E adesso torniamo ai fatti della politica, potrebbe essere una settimana delicata anche per la politica mortarese, è previsto un consiglio comunale dove si andrà a fare un po' la conta dopo alcuni dissidenti della maggioranza che avevano dimostrato dei malumori. Andiamo a collegarci in diretta con Andrea Sicuro per un quadro della situazione. Andrea, a te la linea. Buongiorno Paolo, buongiorno anche a tutti i nostri telespettatori. Sì, come dicevi tu, è previsto per mercoledì 20 marzo alle 19 un consiglio comunale molto importante dal punto di vista politico, perché per la prima volta debutterà un nuovo gruppo misto negli scranni del consiglio comunale di Mortara, composto dei fuoriusciti della lista civica Viviamo Mortara. Parliamo dei consiglieri Federica Ruffo, Annalisa Zenone e Riccardo Bertin, che nei giorni scorsi hanno annunciato la fuoriuscita dalla lista civica Viviamo Mortara, ricordiamo fondamentale per la vittoria del sindaco Gerosa alle elezioni comunali del 2022, con un forte consenso che ha superato oltre 900 voti, quindi è una lista comunque fondamentale nella maggioranza guidata dal sindaco Gerosa. Hanno annunciato questa fuoriuscita e quindi conseguente entrata in un gruppo misto, vedremo come si allineeranno. Finora hanno preferito non rilasciare dichiarazioni ufficiali, ma parrebbe che comunque vorrebbero continuare nel sostegno alla maggioranza del sindaco Gerosa, che quindi ha predicato calma da questo punto di vista. Ma perché si è arrivati a questo atto? Parrebbe per dissidi interni alla lista che sono nate dopo il rimpasto di giunta annunciato dal sindaco Gerosa, che ha deciso di estromettere l'allora assessore ai lavori pubblici Andrea Olivelli per inserire al suo interno, all'interno della giunta, il capogruppo della lista civica Viviamo Mortara, Michele Mazzitello. Le tensioni sono quindi nate da lì. Poi di recente c'è stato un voto in consiglio comunale, una mozione sulla sicurezza presentata dal gruppo di minoranza della Lega, che chiedeva controlli maggiori alla giunta, per esempio per quanto riguarda le piazze principali di Mortara, voto che è passato con i voti appunto, oltre che della maggioranza dei consiglieri di Fratelli d'Italia, con l'astensione del sindaco Ettore Gerosa e del capogruppo Riccardo Desa, anche con i voti della lista civica, tra cui appunto i tre dissidenti, diciamo che sono appena fuoriusciti. Di fatto la lista civica Viviamo Mortara non esiste più, esiste solo il consigliere che ha sostituito Michele Mazzitello, che ovviamente per entrare in giunta ha dovuto rinunciare al suo posto in consiglio comunale, quindi vedremo come cambieranno da questo punto di vista gli equilibri interni alla maggioranza, equilibri che si fanno precari perché la maggioranza di Fratelli d'Italia conta su 6 consiglieri, a cui si aggiungono i 4 consiglieri della lista civica Viviamo Mortara, lista civica che ricordiamo non esiste più, quindi è chiaro che è fondamentale che da adesso in poi non ci siano ulteriori tensioni interne alla maggioranza per evitare che il banco possa saltare del tutto. Vedremo quindi che cosa succederà nel consiglio comunale che è previsto per mercoledì 20 marzo alle ore 19, vi riferiremo comunque tutto. Per il momento è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie, grazie Andrea. Un bagno di folla per i grandi del ciclismo internazionale nel fine settimana a Pavia, che è stata sede di partenza della Milano-Sanremo, e dopo appunto la partenza che stiamo vedendo da Piazza della Vittoria, la corsa si è decisa nel finale. A nulla sono evansi i ripetuti tentativi di allungo di Pogacar, sempre ripreso dal gruppo. Si è quindi arrivati alla volata sul traguardo di Via Roma, che ha visto imporsi Jasper Philipsen alla prima vittoria alla Milano-Sanremo. Sul podio sono saliti anche Michael Matthews, che ha pagato un inciampo negli ultimi metri, e lo stesso Pogacar, che si è dovuto accontentare del terzo posto. E invece c'è stato poi, parlando di podismo e spostandoci a Vigevano, un record di partecipazione alla Scarpa d'Oro, si è svolta con 2.500 iscritti nella Half Marathon maschile, vittoria per Andrea Soffientini, la terza affermazione nella classica vigevanese. Fra le donne invece nuovo nome in Almo d'Oro è quello di Antonella Cantoni. Il prossimo weekend, parliamo di eventi, ci saranno invece le giornate FAI, tanti i luoghi aperti in tutta la Lombardia.
dal grattacielo Pirelli a Palazzo Marino, all'ippodromo SNAI di San Siro e alla stazione dei Carabinieri di Milano Duomo. Anche a Milano tornano le giornate FAI di primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. L'evento è in programma per sabato 23 e domenica 24 marzo. In tutta Italia saranno 750 i luoghi aperti al pubblico, le città coinvolte sono 400, solo nella Lombardia i beni che apriranno le loro porte sono 129, disseminati in 51 comuni. Si aprono dei luoghi, dei beni, delle chiese, delle fabbriche, delle case private che tipicamente sono chiuse al pubblico, oppure se sono invece aperte al pubblico vengono riaperte con una prospettiva diversa. È possibile quindi andare a scoprire la gestione di un museo aziendale piuttosto che riscoprire una chiesa, un suo affresco, addirittura delle caserme dei Carabinieri del centro di Milano, dove di fatto è stata fatta la porta Loppi e purtroppo uno ci va quando deve fare una denuncia, deve interagire con le forze dell'ordine in maniera un po' più complicata. Ecco, noi la apriamo e raccontiamo cosa si fa. Le giornate FAI di primavera, giunte ormai alla loro 32esima edizione, rappresentano così un'esclusiva opportunità di scoprire beni della regione poco noti al grande pubblico, luoghi solitamente inaccessibili, dalle grandi città ai borghi, dai veri e propri monumenti ai luoghi curiosi ed inediti che tuttavia ugualmente raccontano la cultura millenaria, ricchissima e multiforme del nostro paese. Educare le persone a guardare e fermarsi, osservare e scoprire il bello che a volte è evidente, perché la chiesa barocca, l'affresco dei chiostri è evidente che sia bello, ma scoprire che è bella la fabbrica, che è bella la caserma, che è bello lo stadio, si apre lo stadio di Monza, perché è bello lo stadio di Monza? Evidentemente non è bello, ma è come si struttura, come viene svolta, qual è la vita di tutti i giorni lì dentro. La nuova edizione delle giornate FAI di primavera è stata presentata all'ultimo piano del grattacielo Pirelli, che sarà una delle opere visitabili nella città di Milano. Il Pirellone, che con i suoi 127 metri e 31 piani fino al 2010 è stato l'edificio più alto della città. A casa dei Lombardi, Palazzo Pirelli, un edificio visionario, innovativo, apre al pubblico il 23 e il 24 di marzo per consentire a tutti i Lombardi di visitare la loro casa, perché noi la definiamo la casa dei Lombardi. Era l'ultimo servizio per questa edizione giorno, vi ricordo come sempre che torneremo in diretta a partire dalle 19 con i telegiornali della sera. Buon proseguimento di giornata.